Ciao, sono Filippo Saporito, proprietario del ristorante La Leggenda di Ferati qui a Firenze, all'interno della Villa Bardini. Il ristorante nasce 20 anni fa vicino Siena e dopo abbiamo avuto la fortuna di spostarsi in questa incredibile location nel centro di Firenze, all'interno dei giardini storici Villa Bardini. Arrivo dalla scuola alberghiera di Chianciano, là nei banchi di scuola accanto proprio al mio ho incontrato quella che è diventata la mia compagna di vita, Ombretta, e dopo aver fatto l'esperienza alla scuola alberghiera abbiamo lavorato in Francia, negli Stati Uniti e in Germania per poi tornare a casa nelle colline toscane e aprire questo ristorante. Il nome nasce dalla vecchia location, eravamo dentro un'abbazia del 1000 e si raccontava che proprio all'interno del ristorante dei frati che avevano bevuto un po' troppo e che davano un pochino fastidio furono appoggiati in questa struttura che era proprio dietro alla chiesa. La leggenda racconta che tutte le notti dell'11 di luglio i fantasmi dei frati tornano da Badia Isola per cantare, ballare e divertirsi, e nessuno riesce a dormire. Da questa leggenda il nostro nome. La nostra filosofia di cucina è abbastanza chiara. Volevamo intanto privilegiare le cose che venissero da vicino. Abbiamo avuto e cerchiamo tuttora, un incredibile gruppo di artigiani, contadini, produttori di specialità che ci hanno affiancato negli anni e dove siamo andati a cercare le delizie di queste terre. Un altro filone della nostra cucina deriva sicuramente dalle mie origini, che sono i miei genitori erano siciliani. Nel nostro menù potete trovare praticamente due rette vie, una molto terragna e una invece con i profumi del Mediterraneo, a cui siamo molto legati. Da qui nasce il piatto che andremo a presentare, il nostro piatto signature da 18 anni in carta. È il nostro modo di vedere la cucina toscana e di reinterpretarla, perché presenteremo la terrina di fegatini di pollo con accanto un pane speciale, il pan de Santi, la stessa ingredienti del famoso crostino nero toscano che potete trovare nelle osterie o che di solito le nonne preparano per i giorni intorno a Natale. Sicché un misto con una cottura di fegatini di pollo, cipolla, salvia e abbondante vin santo. Da qui la nostra ricetta cambia, perché abbiamo fatto una terrina, abbiamo passato i fegatini intorno del lardo di colonnata per impreziosire, accanto a un crème caramel, anche questo fatto con i fegatini di pollo, e in accompagnamento, oltre il ripieno di fichi secchi che dà dolcezza al piatto, un pan de Santi. Serviamo volentieri la nuova cuvée de Jeune, creata insieme alla mia associazione Giovani Ristoratori d'Europa e Berlucchi, proprio perché un po' come tutti i ristoratori amiamo le bollicine possiamo dire che stanno un po' bene con tutto, hanno questa capacità di essere trasversali come bevuta, un po' perché sia per la veste sia per la storia che racconta questa cuvée, la partnership con l'associazione, il fatto che andiamo all'interno proprio delle cantine di Berlucchi a sceglierla noi, e il fatto che è un prodotto estremamente di qualità, 11 anni sui lieviti non sono uno scherzo. Questo fa sì che siamo molto orgogliosi di presentarla e il cliente è molto contento di berla, proprio perché racconta la storia di una partnership, racconta la storia di una famiglia, quella di Berlucchi, che è un leader ormai nella produzione di bollicine, racconta la storia di un territorio, quello della Franciacorta, che ormai è riconosciuto non solo in Italia ma nel mondo intero come livello di qualità eccellente. Ho scelto una canzone particolare che naturalmente, come tutte le cose, va dietro nella mia infanzia. Abbiamo pescato Pink Floyd con Shine on Crazy Diamond, perché è una canzone che ascoltandola dà quel movimento di relax, quel momento che chiudi gli occhi e guardi il cielo, e credo che sia un po' la sensazione classica di quando si beve un ottimo bicchiere della cuvée di Berlucchi, socchiudere un attimo gli occhi, guardare il cielo e pensare al diamante che splende. Il nostro Berlucchi moment l'associo al momento più bello, credo, che possa esistere tra una coppia. Io dico sempre che con le bollicine in corpo si fa meglio l'amore, quindi bevetelo e poi fate ciò che volete. #Berlucchi moment.